Ascolti TV 23 maggio, collassa avanti un altro. Ultimo scontro Venier d'Urso. Rusk finale tra Mara Venier e Barbara d'Urso. Si conclude la sfida degli ascolti TV. Ieri, 23 maggio 2021, si è chiusa la nona stagione di Domenica Live. Il contenitore di Canale 5 in risalita. A vedere il contenitore di Canale 5 sono stati 1.732.000 spettatori, 11,4 di share. Nella parte dedicata all'attualità e nello scontro diretto con Mara Venier ha conquistato 2.102.000 spettatori, pari al 16,6 di share. Dalle 17.03 alle 18.45 contro Da Noi a Ruota Libera invece ha registrato 2.156.000 spettatori, pari al 17,2 di share, e 1.670.000 spettatori con il 12,9 di share. Domenica ha intrattenuto 2.822.000 spettatori con uno share del 17,7 nella prima parte, nella seconda 2.084.000 spettatori e il 14,4. Nonostante l'interruzione per l'edizione straordinaria del TG1, la seconda parte con oltre 2 milioni ha tenuto testa al competitor. Francesca Fialdini ha raccolto un ascolto medio di 1.829.000 spettatori, pari al 14,6. Ascolti TV ieri 23 maggio 2021. Avanti un altro pure di sera ai livelli di Nonella D'Urso. Le puntate speciali di Avanti un altro pure di sera non stanno riscuotendo grande successo. Gli ascolti TV di ieri hanno fatto registrare un collasso del game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Partito a 19 in seguito alla chiusura del programma serale di Barbara D'Urso. Avanti un altro ha registrato ieri sera l'11,1 di share, pari a 2.427.000 spettatori, presentazione al 9,1 con 2.241.000 spettatori. Numeri questi in linea con quanto otteneva Live Nonella D'Urso fino a qualche mese fa. Di seguito gli ascolti TV di ieri degli altri canali. Rai 1 Per Amore del Mio Popolo 3 milioni spettatori, 14,2. Rai 2 Playoff di Serie B Cittadella Venezia 633.000 spettatori, 2,7. Italia 1 Shazam. 1.215.000 spettatori, 5,6. Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.651.000 spettatori, 10,8. Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.741.000 spettatori, 8,3. Rete 4 Okiko Il Tuo Migliore Amico 942.000 spettatori, 4,1. La 7 Nonella Arena 1.350.000, 5,6, 902.000 spettatori, 7. TV 8 Antonino Chef Academy 282.000 spettatori, 1,2. Su 9 Super Nanny 278.000 spettatori, 1,1. Ascolti domenica 23 maggio, Linea Verde domina il mezzogiorno di Rai 1. Nel daytime del mezzogiorno di Rai 1 gli ascolti TV di ieri hanno registrato il 22,6 di share e 3.138.000 spettatori per Linea Verde. Il diretto competitor, Storie di Mela Verde su Canale 5, invece ha interessato soltanto 929.000 spettatori con il 10,5 e Mela Verde 1.766.000 spettatori con il 15. 2 Giuliana Moreira derubata. Vetro dell'auto rotto, cosa è stato portato via? Brutta disavventura per Giuliana Moreira. L'ex valletta di Cultura Moderna è stata derubata a Milano.
come raccontato dalla diretta interessata, la moglie di Edoardo Stoppa è stata presa di mira da alcuni malviventi, che prima le hanno rotto il vetro dell'auto e poi le hanno portato via alcuni dei suoi oggetti personali. Giuliana Moreira era intenta con alcuni collaboratori a scattare un servizio fotografico quando la sua auto è stata presa di mira da vandali che hanno rotto un finestrino e poi rubato quello che c'era all'interno della vettura. Per la precisione, i ladri sono scappati con la borsa della palestra e lo zainetto di Giuliana. Giuliana Moreira si è detta in cazzo nera e ha invitato i ladri a lasciare almeno i suoi documenti da qualche parte. Tra i documenti presenti nella borsa della brasiliana anche la patente e il passaporto. Giuliana ha fatto un vero e proprio appello su Instagram chiedendo a chi ha compiuto questo gesto di venirle incontro in qualche modo. Nessun commento da parte di Edoardo Stoppa, che era con la moglie al momento del furto. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha infatti accompagnato Giuliana Moreira sul set dello shooting fotografico. Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa più uniti che mai. L'ultima apparizione televisiva di Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa risale allo scorso autunno, quando hanno partecipato insieme ad una puntata di Domenica Live di Barbara D'Urso. Nel corso dell'intervista, organizzata per festeggiare il terzo anniversario di matrimonio, il conduttore inviato TV ha espresso il desiderio di diventare per la terza volta padre dopo la nascita di Lua, avvenuta nel 2011, e Gabrielle, arrivato nel 2016. Di tutt'altro avviso Giuliana Moreira, che dopo due gravidanze poco facili non è per niente propensa ad allargare di nuovo la famiglia con un terzo figlio. Tra l'altro, prima dell'arrivo della primogenita Lola Moreira ha dovuto fare i conti con una drammatica esperienza, l'aborto spontaneo. Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira sono legati dal 2007, ma sono ufficialmente marito e moglie solo dal 2017. Tre Brosio contro gli Accal, fraintendimento, perché sono contro il DDL Zan. Paolo Brosio voce fuori dal coro sul caso Aurora Leone alla partita del cuore. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ed il grande fratello VIP ha difeso l'ADN Cronos Gianluca Pecchini. Il direttore generale della Nazionale Cantanti che si è dimesso dopo la bufera sollevata dalla denuncia dei DDL Zan. Paolo Brosio ha dichiarato che quanto accaduto a Torino, dove si è disputata la partita del cuore, è stato davvero assurdo. Il giornalista e opinionista TV ha parlato di un grosso fraintendimento visto che conosce Pecchini da ben 40 anni. A detta di Brosio, l'uomo è una persona per bene, educato, galantuomo, con dei sani valori cristiani. Paolino ha assicurato che l'ormai ex direttore generale della Nazionale Cantanti non si permetterebbe mai di insultare una donna e che non si può fare scoppiare un caso del genere mettendo un uomo alla gogna per nulla. Brosio ha poi spiegato quella che ha definito la vera dinamica dell'accaduto. Non poteva stare lì non in quanto donna, ma perché lei non era stata convocata nella Nazionale Cantanti e lei si era seduta nel tavolo della Nazionale Cantanti. Tanto è vero che lui gli ha detto: spostatevi al tavolo accanto, e, infatti, così hanno fatto. A detta di Paolo Brosio, al giorno d'oggi troppa gente si alza la mattina puntando il dito contro qualcun altro. Per questo motivo il 64enne, a differenza di tanti altri personaggi famosi come Fedez, Mahmood e Damma Marrone, è contrario a DDL Zan. È talmente generico che rischi che qualsiasi cosa dici viene denunciato penalmente. Allora a questo punto va messo un bavaglio su tutto, ha precisato Paolo Brosio, tornato di nuovo single dopo la breve relazione con la 22enne Maria Laura De Vitis.
Che cos'è il DDL Zan? Il disegno di legge proposto da Alessandro Zan ha l'obiettivo di combattere ogni tipo di discriminazione, principalmente omotransfobia, ma non solo. Il testo contiene misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Si affrontano anche temi come la violenza di genere, la discriminazione nei confronti dei disabili. Si quantificano le condanne, pesanti peraltro, per chi commette violenza o discriminazione, e si propone l'istituzione di iniziative di sensibilizzazione reale. Cosa prevede il DDL Zan? Carcere e multe salate per chi commette atti discriminatori basati su sesso, genere, orientamento sessuale, disabilità o identità di genere.